giornata di sabato. Quando è venuto il suo turno, si è seduto, ha fatto i capelli, quasi alla fine stavo passando all'asciugatura dei capelli, gli arriva una telefonata al cellulare. Dunque prende la telefonata e lo vedo sbiancare in viso. Che gli chiedo, dottore, se sta male, che cosa è successo? Niente, fammene andare. E glielo richiedo, dottore, ma me lo vuole dire cosa c'è? Che cosa è successo? Mi ha detto che ci hanno fatto un attentato a Giovanni. Temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, ho almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Mio fratello mi aiutava a fare lo shampoo, allora gli ho detto, Enzo, fagli lo shampoo al dottore Borsellino. Gli ha fatto lo shampoo e l'ha bagnato tutto, la camicia tutta bagnata, al che lui gli ha detto con una flemma che lo contraddistingue, Enzo, non ti preoccupare, si è tolta la camicia, gli ho messo la mantellina sopra, si è fatto i capelli, nel frattempo mio fratello gli ha asciugato la camicia, se l'è rimessa con una disinvoltura. Capitava di parlare di qualcosa della famiglia, ma del lavoro mai. Non era una persona alla mano. Sì, vabbè, è chiaro, è normale che una persona di questo genere ha le sue paure, non è certo Montalbano che hanno fatto vedere il film per niente, assolutamente come quello che hanno fatto vedere, che l'hanno fatto vedere come uno sceriffo, non è per niente così. Io mi trovavo da mio fratello, il villino, tutto assieme in televisione, diceva la gente, c'è stato un attentato a Borsellino, che mi sono subito messo in televisione, ci sono rimasto proprio da schifo, veramente, male. Allora ce ne siamo andati, sono andato a casa di Borsellino, le guardie mi hanno chiesto, lei non può salire, io gli ho detto, gli dica a Manfredi che c'è il barbiere di Paolo Borsellino, Paolo Biondi. Mi hanno fatto salire subito. È una cosa molto, molto, molto triste. Una cosa assurda. Dottore Borsellino, peccato averlo perso, peccato che non è più con noi.